Ciao a tutti, anime, bentornati qua su Quinta Dimensione Letture. Un saluto a tutti voi carissimo, grazie di seguirmi sempre tutti quanti, grazie agli abbonati che sostengono il canale ogni mese, ai nuovi che si trovano qua ad ascoltarmi per la prima volta, agli iscritti da tanto, grazie davvero di cuore a tutti. Rinnovo a tutti l'invito di fare l'iscrizione a questo canale e attivare la campanellina cliccando su tutte. Vi ricordo che nella descrizione del video trovate i tempi di ogni lettura. In ogni video che faccio trovate i link per acquistare le tovagliette di divinazione, come questa che è la tovaglietta interdimensionale, gli oracoli che erano creati da me, poi li vediamo anche in questo video. Nel link appunto della descrizione trovate tutto quanto. Lo cliccate e andate a vedere se vi piace. Grazie anche, soprattutto a quelli che acquistano proprio i miei oracoli. Grazie davvero a tutti quanti. Chi vuole fare dei consulti privati con me, dei percorsi particolari, individuali, eccetera, di crescita, tanti servizi, trattamenti energetici, può andare su quintadimensionelletture.it, perché lì trovate tutti i servizi del mio centro, quello che offro. Ovviamente sono io che mi, diciamo, interfaccio con voi, non vi rispondono altre persone. Andate appunto sul sito, scegliete, poi prenotiamo un appuntamento. Vedete voi, insomma, se non trovate qualcosa, mi scrivete, ditemi qual è la vostra situazione, vediamo se si può trattare. Non tutto può essere trattato, eh? Allora, cari anime, oggi andiamo a vedere cosa non devi ignorare proprio in questo momento quando tu ascolti il video. Se lo ritrovi fra un anno, ascoltalo lo stesso, perché comunque indica qualcosa che va ascoltato. Magari adesso scegli una lettura, non lo so, fra un anno ne scegli un'altra. Quindi è importante anche quando si ripresentano questi video, ok? Non invecchiano mai, sono sempre validi, sempre, sempre validi. Ovviamente ricordo, care anime, è un collettivo, non è una consulenza privata, quindi prendete quello che risuona, ciò che non risuona è per qualcun altro, va bene? Allora partiamo, scegli tra questi cubi a te libera scelta. Se ti senti ispirata, cara anima, a sceglierne più di una, fai tu. Oggi mi dicono che potete fare in base al vostro sentire. Vediamo. Eccolo qua, cubo giallo, cubo rosso, cubo verde. Io inizio con i messaggi. Quello che in questo momento non devi proprio ignorare. Facciamo un po' di silenzio adesso con dei respiri mentre io preparo i mazzetti. Scegli pure una o più letture che ti ispirano. Questi sono i miei oracoli, i messaggi divini. E l'altro mazzo di miei oracoli, i prossimi eventi oracolo. Così andiamo a toccare sia lo spirituale che anche il materiale in termini proprio di eventi e cose che possono accadere. Poi mettiamo alla fine di ogni lettura, cara anima, il messaggino star sito comunque stellare per te, anche se già sai o non sai di essere un seme stellare, non importa, c'è comunque un messaggio dentro molto importante. Ecco qua, queste sono le nostre letture, ripeto, puoi ascoltarne più di una in base al tuo sentire. La 1 è gialla, la 2 è rossa, la 3 è verde. Questi sono i nostri oracolini star seed. Partiamo lettura gialla, la numero 1, tiriamo giù intanto e lo leggeremo alla fine, il messaggino Star Seed per la lettura gialla, eccolo qui. Partiamo, andiamo in fila, vediamo cosa ti esce, cos'è che proprio non devi ignorare. Quindi attenzione, eh? Vediamo. Dice che qui stai entrando molto nel tuo profondo, cara anima. Ci sono delle nuove anche conoscenze,
nuove partnership, cioè stringere magari dei patti, dei contratti con qualcuno, appunto, o contratti, dicono. Continua ad andare avanti tu. Qui dicono che in questo momento potresti avere anche delle intuizioni, delle cose particolari che ti arrivano, che ti vengono da dentro. Dice, vai dentro, perché dentro troverai delle risposte. Ci sono delle nuove collaborazioni, eventualmente contratti con qualcuno, persone, eccetera, però l'importante cos'è? Ti dice qua, che devi andare avanti. Quindi considera una cosa, un messaggio molto importante adesso che ti sta arrivando. Tu devi continuare ad andare avanti, qualsiasi sia il settore. Devi continuare ad andare avanti, soprattutto se parliamo di denaro, collaborazioni, persone insieme a te, eccetera, eccetera. Ok? Vediamo l'altro messaggio che non devi ignorare, qual è? Evoluzione. Diventa uno studioso della vita e scopri nuove sane abitudini che ti aiutino a crescere con gioia. Gli angeli ti accompagnano lungo il tuo cammino di evoluzione, di nuova evoluzione, andare avanti, evoluzione. Evolviti, vai avanti. Ama la vita, cara anima, studia questa vita. Sane abitudini, nuove abitudini per te da sperimentare, provaci a fare qualcosa di diverso. Crescita con gioia, dice qua. Non avere paura di toglierti magari da vecchie abitudini, vecchi modi di fare, perché devi staccare in un certo senso. Siamo persone nuove. Chi è in evoluzione, chi è in cammino, sa che molte delle cose vecchie se ne possono anche andare. Sappi che sei accompagnato in questo cammino di evoluzione dagli angeli. Gli angeli ti accompagnano lungo il cammino, proprio andando pari pari con te, proprio di passo passo, no? Insieme a te, in questa tua crescita, in questo tuo cammino, ci sono le presenze di luce, ci sono gli angeli. Perciò tu, se devi apportare qualche modifica, qualche cambiamento, cara anima, fallo. Questo è un messaggio importante, perché magari molti potrebbero essere in bilico in questo momento, dello scegliere o no, perché abbiamo anche un 2, quindi chi all'ascolto, ovviamente se non è per te è per altre persone, ma chi si ritrova nel, diciamo, dubbio, vada avanti, non si fermi, mi raccomando. Vediamo adesso il drago stellare, molto molto importante. Messaggio abbastanza forte, diretto, sono gli oracoli fantastici. Vediamo intanto anche poi la costellazione stellare che ti viene. Protezione è trovare quello che è importante. Ci abbiamo anche un numero qua che è il numero 26. Andiamo subito a vedere la protezione per te. Un attimo solo. Il drago stellare, vediamo anche a che cosa ti corrisponde. Costellazione Ara, stella Cervantes, detta anche Mu Are, scritto Arae. Mu Are. Allora, ti dice stabilisci, rivaluta nuove priorità, riorganizza. Che cos'è davvero importante per te? Infatti qui ti dice trova quello che è importante, scoprire quello che è importante. Cerca conforto e forza nei numeri, in alto gli scudi, ti dice. Quindi, allora, due cose molto importanti da questo messaggio della saggezza del drago proprio stellare. Cercare questo conforto nei numeri. Probabilmente ci sono dei messaggi, dei numeri che ti accompagnano. Cerca il significato, se vuoi anche in questo canale c'è un aiuto in tal senso. Andando a vedere proprio la playlist Numeri degli Angeli, oppure se tu hai dei libri di tematica simile, puoi andare ad approfondire. Conforto proprio dai numeri abbiamo qua, una forza che ti arriva da messaggi associati a dei numeri. Per esempio, qua abbiamo il 26, 6 più 2 è 8, potresti guardare il 26 e l'8, per esempio, no? In alto gli scudi, pronti, dice qua. Costruisci solide fondamenta in base a chi sei e cerca conforto in questo. Ok, sei tu che ti devi dare la tua forza, cara anima, tu. È giunto il momento di scoprire che cosa è importante per te. Stai saldo nella tua fortezza, rivendicando la tua identità. Questo è un messaggio di forza, molto, molto, molto. Forza per te, cara anima. Grande conquista, grande forza e sarà la tua sicurezza, sarà la tua vincita questa forza che tu hai. Lo scudo per proteggerti e vai, diretto come un treno. Molto bello, eh? Protezione allo stesso tempo. E mi raccomando questi numeri, mi raccomando questi numeri. Questa anima qua, questa donna, dea, non so com'è, è protetta proprio dal drago, vedete? Non si scotta lei da questo fuoco, ok? È bella, è simbolica, eh? Allora, vediamo, messaggio divino oracolo, cos'è che non devi ignorare adesso? Ecco, qui c'è da dare il permesso, care anime, se già lo stai dando va benissimo. Se non lo stai dando, qui c'è da
C'è da fare subito qualcosa, chiedici di aiutarti, senza il tuo permesso non possiamo intervenire, ti do il permesso di aiutarmi, è la frase che devi dire. 441 411, l'ho spiegato tantissime volte qua nel canale, se non diamo il permesso la nostra realtà non può cambiare. Bene i decreti, bene le preghiere, bene le richieste personali, ma se non diamo il permesso, perché lo dico, libero arbitrio è sacrosanto anche nell'universo. Dicendo questa frase, ti do il permesso di aiutarmi, cosa succede? Che gli esseri di luce, l'universo, insomma, chiamate come volete, capisce che da libero arbitrio tuo vuoi essere aiutato. Quindi sei pronto o pronta ad un cambiamento nella tua vita tangibile e molto importante, va bene? Quindi tu devi dirlo. Non basta, vi prego, aiutatemi. No, non basta. Perché se poi la tua anima non è pronta ad accogliere il cambiamento, potresti, insomma, trovarti male. Quando invece si dà il permesso, bisogna essere pronti perché c'è un intervento diretto. Infatti lo dice anche qua, senza il tuo permesso non possiamo intervenire. Perciò mi raccomando, permesso. Questi numeri 441 411 li trovi nella playlist numeri degli angeli, 44 1 11 4, questi numeri qua devi leggere. E ci sono altri messaggi, come ti dice qua, attraverso i numeri, quindi soprattutto la gialla deve andare a guardare proprio i numeri, eh. Un evento, cosa c'è? Qualcuno verrà a trovarti, riceverai una visita in casa. Questo è un evento che potrebbe accadere anche velocemente. Una visita proprio, riceverai una visita. Vediamo adesso il messaggio Starseed per la lettura gialla, coraggio. Vivi la tua vita senza, diciamo, paura, con coraggio, forza e determinazione. Questo è il messaggio chiave per la lettura gialla. Infatti si capiva perché vedete come qua sono simili il discorso coraggio, alzare lo scudo, determinazione, no? Protezione, cercare proprio quello che è importante per te. Quindi vivi questa vita senza paura, senza paura, ti dice qua. Tu non devi avere paura, c'è l'aiuto del cielo dietro, c'è la protezione. Anche qua lo dice, gli angeli ti accompagnano lungo il tuo cammino di evoluzione. Qui devi andare avanti, eh? Evoluzione, con coraggio, anima. Riascoltati eventualmente il video se qualcosa non ti è, insomma, chiaro o se appunto vuoi integrare maggiormente il messaggio. Grazie mille di essere stata o stato qui con me. Ti ricordo di lasciarmi un mi piace al video, di fare l'iscrizione se non l'hai ancora fatto e io proseguo. Cubo rosso, eccolo qua, la lettura numero 2, partiamo subito, vediamo poi il messaggino che ti leggo alla fine, il messaggio chiave della lettura, la numero 2 rossa, qual è il messaggio? Cos'è che non devi ignorare adesso? Cos'è che non devi ignorare adesso? Il cubo rosso, vediamo, partiamo, cara anima. Non ignorare, mi raccomando, questi messaggi. Partiamo. Allora, qui dice che ti dovresti parlare con confidenza tu. Cerca anche un consiglio professionale e prendi anche, diciamo, in considerazione il discorso di bilanciarti a livello mentale ed emotivo. Qui qualcuno magari è un po' fuori equilibrio. Perciò non avere, diciamo, con te stessa o te stesso remore, parlati, ti devi volere bene. La self-confidence, la confidence, come dicono in lingua inglese o americana, comunque sia, vuol dire proprio amarsi con se stessi, essere a proprio agio con se stessi. Però qualcuno, attenzione, deve ricevere anche questo messaggio, cioè cercati un consiglio professionale, cercalo. Quindi qui non lo so, vedete chi è che si trova in questa frase. Perché ovviamente se non è per te è per altri. Quindi se sapete, capite che in questo momento avete bisogno perché c'è un passo da fare, un qualcosa, di cercarlo immediatamente qua, qualcuno che vi possa aiutare a livello proprio professionale. E mi raccomando, il bilanciamento emotivo, mentale. Qui siamo, a volte andiamo su, a volte andiamo giù, quindi questo lo devi sapere adesso. È una cosa importante, ricalibrati subito con la meditazione, con la respirazione, con il decretare. Perché portano pace, portano calma. Io ho tantissime persone, tante, che mi dicono: Aura, da quando faccio i raggi? Da
per esempio, ma anche altre cose. Ma i raggi soprattutto, i sette raggi e i cinque raggi occulti, che se un giorno non vengono fatti proprio ti manca qualcosa, cioè anche solo farli fa stare così bene, così connessi, che si vedono proprio i cambiamenti nella vita e i risultati, eh. Andiamo avanti, vediamo. Lascia andare la paura, gli angeli sono dalla tua parte, lascia andare il bisogno di controllo e fidati dell'universo. Focalizzati sul risultato che desideri e immagina di averlo già realizzato. Vedrai che tutto andrà bene, puoi farcela, questo ti vogliono dire adesso. Non lo devi ignorare, tu puoi farcela, tutto andrà bene. Fai questa visualizzazione positiva di qualcosa che tu vuoi già realizzato, vedilo già realizzato e sentiti proprio contenta, felice, partecipe di questa realizzazione. Gli angeli ci sono. Qui qualcuno deve allentare, ecco perché anche lo squilibrio mentale emotivo può portare anche a questo bisogno di controllo, perché non siamo stabili. Il bisogno di controllo è un bisogno basso. Non è un bisogno di alta energia, è un bisogno che porta bassa energia, perché non ci si lascia andare, non si ha piena fiducia. Bisogna assolutamente mollare il pieno controllo, il controllo è un'energia bassa, comunque sia, perché c'è la mente che va ad ostacolare un naturale processo eventualmente spirituale e lo va a bloccare. Ok? Quindi non lo blocchiamo, sto parlando un po' a livello tecnico, chiedo scusa, però dobbiamo capire questo. Quando la mente è diciamo troppo presente, il normale processo, okay, di ascensione, di salita delle energie viene proprio stoppato, viene bloccato, ok? Il bisogno di controllo questo fa, non fa accadere le cose che naturalmente, spiritualmente, a livello energetico sarebbero potute accadere, ma la mente ha fermato tutto questo. Ti devi lasciare andare. Lasciare andare la paura, gli angeli sono dalla tua parte, puoi farcela, cioè più di così. Ok? Vediamo il drago stellare diretto, preciso, come può essere chi sputa fuoco, diciamo, no? Vediamo chi c'è, la costellazione qual è. Guardate che immagine fantastica. Visione numero uno. Contemplare il futuro, cioè guardate che roba che è questa carta. Allora, contemplare il futuro. Numero uno. Costellazione Lupus. La stella Keiko One, Alfa Lupi. Abbiamo a che fare pure con i lupi, draghi, lupi, tutti. Sviluppa la tua visione e guarda al tuo futuro per sfruttare la conoscenza del cammino che è più adatto a te. Apri i tuoi occhi con innocenza e meraviglia. Qui potete usare l'elo in vista, che chi fa i sette raggi lo sa bene chi è nel raggio verde. Chi vuole si ascolti il video del raggio verde nella playlist dei sette raggi, che è qua sempre sul mio canale. Perché qui ti dice di guardare avanti per un discorso proprio di evoluzione futura, di capire cosa devi fare, qual è il tuo futuro. Apri i tuoi occhi con innocenza e meraviglia. Tu devi sfruttare la conoscenza del cammino che è più adatto a te. Forse qualcuno deve fare delle scelte qua di quello che deve fare. Guarda avanti con occhi in grado di penetrare il velo della galassia stessa. E sappi che la risposta a ogni domanda può essere trovata nell'occhio della tua mente, appunto, dicevo, vista, l'elo in vista. Guardati dentro, le risposte ci sono già. Cerca e troverai. Segui la tua visione e sfrutta le tue capacità per guardare al futuro con fiducia. Bellissimo. Cerca e troverai. Segui la tua visione. Chi vuole avere una visione diversa, un pochino più divina. Non è che si fa così, con uno schioccar di dita, però sicuramente l'allenamento del sesto chakra, del terzo occhio, le pietre ametista, diciamo anche il decretare molto spesso, chiamare l'elo in vista, per esempio, aiuterebbe moltissimo, perché ci aiuta proprio nella visione extra. Quindi qui chi deve prendere delle decisioni proprio per il futuro, delle cose importanti da vedere, deve fare questo tipo di esercizio, diciamo, perché devi guardare qui, è come se qualcuno deve decidere, no? Qualcosa e guardare, cioè cercare di prevedere, guardare. Questo mi viene. Vedete come guardano fuori, no? Il drago e questa persona proprio verso un orizzonte, verso un domani, come per dire cosa ci sarà laggiù? Vado laggiù? Guardate che panorama qua dietro, stellare, no? Ci fa capire. Però sento anche abbastanza serenità in questa carta. Comunque si chiama visione. Quindi dobbiamo capire che dobbiamo forse anche allenare di più il
Il terzo occhio, proprio in virtù di questa parola, è visione, contemplare il futuro, valutare delle possibilità. Quindi qui può darsi che devi prendere una decisione. Vediamo di qua cosa ti dicono i messaggi divini. Sta per arrivarti del denaro 888, buon auspicio, benissimo, questo è quello che devi sapere adesso. Un'altra delle cose che devi sapere adesso, buon auspicio. Qui ci sono anche, oltre al denaro, potrebbero esserci anche delle altre buone notizie. 888 sono dei numeri che possono completare questo messaggio. Vai a vedere nella playlist Numeri degli Angeli, qua su Quinta Dimensione Letture, proprio in quella playlist. Cercati 888888, oppure se tu hai un libro a casa, va bene lo stesso. Vediamo un altro dei miei oracoli, questi qua. Prossimi eventi oracolo, ecco, sogni premonitori, contatti con altre dimensioni, sincronicità perfette. Che mi piace vicino a questa carta perché in vista di quello che c'è da fare, appunto vista, e lui in vista, potrebbero esserci anche delle visioni, delle risposte anche da altre dimensioni, delle sincronicità perfette che possono arrivare. Cosa vuol dire sincronicità perfetta? Vuol dire posto giusto, momento giusto, messaggio al momento giusto, non c'era niente un attimo prima, l'attimo dopo c'è, qualcosa di che si vede proprio che non è normale, che non è terrestre, che non è massoso, che non è pesante, che non è proprio della Matrix, cioè proprio della bassa dimensione, terza dimensione, no? Quindi tutto ciò che si incastra proprio perfettamente, proprio nel momento preciso, esatto di quel secondo proprio. Questo vuol dire. Quindi preparati perché magari potresti avere anche delle cose molto importanti. Ecco perché questo video si chiama così. Non ignorare questi messaggi, perché comunque va bene che è un collettivo, però o questo, o quello, o quello, o quell'altro, bene o male, sicuramente devi ascoltare qualcosa, eh? Vediamo adesso il messaggino stellare per te. Rilascio, c'è qua. Allora, qui dice che devi buttare via, cara anima, rilasciare tutto quello che ti tiene ancora, diciamo, ti trattiene dal tuo cammino. E questo cammino qui lo chiama di autenticità, cioè che devi essere esattamente la persona proprio che sei. Tuo sé autentico, il tuo vero sé, butta via tutto, dice qua. Butta, lascia, rilascia ciò che ti trattiene. Tra te e questo cammino del tuo vero te c'è in mezzo, no? Qualcosa che ti trattiene. Ecco, qui dice tu devi fare da te direttamente all'autenticità di te. Quindi qui in mezzo tutto ciò che ti trattiene non ti fa procedere verso la persona che veramente sei e che sei destinata appunto a diventare, per tua scelta dell'anima, tra l'altro, dobbiamo rimuoverlo. Qui c'è un rilascio da fare nella tua vita, cara anima. Ognuno sa la sua vita com'è, sa di cosa sto parlando. Se dice rilasciare, vuol dire che c'è qualcosa che sta bloccando. E questo molto spesso lo facciamo noi da soli, cioè sono cose nostre queste, nostre, che magari ci autoconvinciamo di qualcosa e ci facciamo bloccare. Questo vuol dire. Va bene, cara anima, grazie mille. Se mai ti riascolti il video, questo era quanto. Lasciami un mi piace, iscriviti al canale e io vado avanti. Lettura numero 3, eccola qua. Allora, vediamo il cubo verde, la lettura terza. Vediamo cos'è che non devi ignorare proprio adesso, i messaggi per te. Partiamo, vediamo subito. Allora, qui dice proprio che le cose vanno meglio. Butta via, dice qua, è tempo proprio che tu rilasci tutto, butti via tutto quello che non serve. Le cose andranno meglio. Onora tutti gli incontri che fai e un angelo, dice qua, guardiano, cioè l'angelo custode, il tuo guardiano, l'angelo guardiano. Cosa c'entrano insieme tutte queste cose? C'entrano, c'entrano, perché potrebbe esserci un incontro, un'unione con una persona, cosa che devi sapere adesso, un incontro, un'unione, proprio un incontrarsi e le cose andranno bene. Qui ovviamente il settore è qualsiasi, cara anima, il settore può essere tutto, eh. Lavoro, extra lavoro, attività che fai tu, l'amore, la famiglia, i figli, nuovi contratti di qualsiasi tipo, le case. Se c'è un incontro, appunto, ecco,
definire qualcosa dovresti farlo. C'è anche, vedo qua, qualcosa di materiale potrebbe esserci, perché comunque è carta di elemento terra, no? Quindi associabile ai denari, che poi guardate questo verde con verde, no? Io sapete che ho queste fisse dei colori, delle assonanze di colori, queste cose qua, noto ogni singolo puntino. Quindi allora, questo angelo custode che ci è venuto qua, anzi ti invito ad andare a vedere, ti invito caldamente, c'è un video ultimo che vi è piaciuto tanto veramente, quello sull'angelo custode, l'angelo specifico relativo alle date di nascita. Vi farò presto altri video perché mi è stato chiesto tantissimo. Quindi a presto faremo altri angeli associati alle date di nascita, però avete visto che anche se l'angelo uscito non porta la tua data, però ti corrispondeva tutto il messaggio, quindi l'angelo giusto è sempre l'angelo giusto. Poi vediamo se esce il tuo angelo di nascita. Andiamo avanti, vediamo adesso qualcos'altro. Connettiti con la natura, e di nuovo che andiamo sul verde. Entra in contatto con la natura, abbraccia un albero o nuota nel mare e permetti alle frequenze di guarigione della terra di rivitalizzarti. Qua c'è bisogno di energia proprio di Gaia, del pianeta, della connessione, del grounding, proprio detto così, della connessione proprio all'ancoraggio terrestre, ma quello sano ovviamente, non quello di terza dimensione. Perché il pianeta ci ama. Noi dobbiamo amare il pianeta come il pianeta ama noi e ci ospita, tra l'altro. Ti devi rivitalizzare un po'. Qualcuno si è un po' scaricato, qualcuno si è incupito, quindi qui c'è bisogno di andare proprio in natura. O anche, dice qua, se non è parco o luogo dove ci sono alberi, va bene anche mare. Mare, comunque acqua. Mi raccomando, questo bisogno di connessione, guardate anche qua che c'è lo sfondo comunque di natura, no? Come se tu dovessi andare, vedi che roba fantastica che è. Poi questa guarda di qua addirittura, lui guarda di là, cioè, scusate, ma queste cose le noto, eh? Qui c'è l'albero famoso che dice qua, manca solo il mare, l'acqua, ecco, se no c'è tutto praticamente, avete visto? Sei una persona comunque sicuramente gentile, sei una persona fedele, una persona che mantiene quello che dice. Quindi complimenti, cara anima, mi sta arrivando molto questo anche. Allora, vediamo adesso un messaggio del drago stellare. Qual è? Chi è? 21, 2 più 1, 3. Resilienza. Qui dice che devi trovare i tuoi limiti. Vediamo cosa intende, qual è la costellazione. Di trovare i tuoi limiti. Allora, un attimo solo, eh. Allora, qui abbiamo il Canis Major, cane maggiore praticamente, e Alpha Canis Majoris, la stella, Sirius. Quando è troppo, stabilisci i tuoi confini, conosci i tuoi limiti. Qualcuno forse è andato fuori, eh? Fuori. Poi dice qua, ti stai riprendendo, sei anche resiliente. È il momento di spingere fino al limite e anche oltre. Provaci, cara anima. Poi, prenditi tempo nella tua giornata per stabilire che cosa va bene per te. Ascolta la tua voce interiore, sii inarrestabile. Qui c'è un po' e un po', se avete visto. Cioè, da una parte vi dicono spingersi. Dall'altra, attenzione ai limiti. Qui dicono che sei un po' in quel punto di forza tra il troppo e il troppo poco. Qualcuno sicuramente deve spingersi più oltre e tanti devono stare attenti al confine, stabilire, trovare dove possono arrivare, cioè qual è il mio limite della serie, per farla semplice, fin dove posso arrivare. Ecco. Una cosa del genere, qualcuno deve spingersi un pochino di più, tra quelli l'ascolto, altri devono invece fermarsi, capire quando è il momento che esagerano. Ecco, qui dice trovare il giusto equilibrio in questa linea, spero di essermi spiegata. Questa linea del troppo poco. Ti stai riprendendo, sei una persona resiliente, però puoi spingere anche al limite. Per vedere magari che cosa può succedere, però sappi che quando è il momento ti devi saper riprendere, ti devi saper fermare. E soprattutto la frase chiave proprio che mi è piaciuta che dice: stabilisci che cosa va bene per te. Perciò
Qui è importante, prima tu. Quante volte lo dico nei video e in privato, prima noi. E gli altri, chi ci ama ci segue. Mettiamoli anche alla prova. No? Se ti sto a cuore io, ti sta a cuore anche la mia felicità. Se la mia felicità ti dà fastidio, c'è qualcosa che non mi quadra. Fai delle prove, eventualmente, no? Vediamo ancora dei messaggi che devi ascoltare adesso. Ti sto mandando intuizioni. 444. Connessione con i reami superiori. Ecco, quindi qui ci sono anche dei messaggi dall'alto, delle intuizioni che stai avendo ultimamente, cara anima. Forse perché sei andato con sulla natura, magari col cavallo, anche a piedi, va bene, uguale, è chiaro. Queste intuizioni che ti arrivano, sia che vai fuori o che stai in casa, ma fuori sicuramente credimi che te ne arrivano molte di più, Fuori c'è tutto il mondo degli elementali, positivi, intendo. Perché gli elementali non sono tutti positivi, però il mondo elementale, questo sì, questo del, diciamo della natura. 444 è un numero che puoi andare a vedere nella playlist Numeri degli Angeli che è sul mio canale perché devi completare il messaggio. Quindi vai a cercare il 444 444. C'è questa connessione proprio con i reami superiori qua. Quindi ci sono delle intuizioni che ti mandano proprio loro a te. Va bene? Cercati anche questo 444. Vediamo un evento, un invito di famiglia, incontrerai i tuoi parenti. Questo devi sapere adesso, quindi preparati perché magari o per un evento o per un'altra cosa, una festa, una ricorrenza, qualsiasi cosa, qui incontrerai i tuoi parenti. Vediamo adesso la carta Star Seed per la lettura numero 3, il cubo verde. Arrenditi, dice qua, arresa. Arrenderti, hai bisogno, dice, arrendi questo tuo bisogno di controllare sempre i risultati. Vivi nel momento presente. Quindi dice, devi arrenderti, c'è la resa qua, la resa, cioè alzo bandiera bianca. Mi arrendo a questo controllo che voglio sempre esercitare sulle cose, sul risultato, se ottengo, se non ottengo. Devi essere in questo momento presente. Ti devi un po' arrendere. Arrendere non è un atto di debolezza, è un atto di fede. Della serie faccio fare al destino, faccio fare al divino. No? Quindi questo controllare sempre che le cose devono andare tutte come dico io, non è ascensione, non è crescita spirituale e anche personale, no. Perché si vede subito quando è il vero discepolo che fa quelle cose, le fa appunto e basta, non controlla il risultato. Le fa perché sta bene a farle, quando le fa, sta bene sempre, perché ti fanno stare bene certi decreti, il percorso dei raggi, senti l'energia migliorare, le cose intorno migliorano, perché sei nel processo, sei entrata anima nel processo che ti porterà verso questa luce, no? Perciò a quelli che non sono così, sappiano che la devono finire di controllare sempre ogni cosa, perché se non ci so io le cose poi non vanno bene, no, guardate. Tutti siamo utili, nessuno è indispensabile. Questo è bellissimo. Quindi comincia a rilassarti, a campare meglio. Ti si abbassa anche la pressione, perché almeno ti rilassi un po', perché troppa agitazione poi sale anche di battito cardiaco, la pressione, insomma, è tutta una conseguenza, no? Quindi rilassiamoci. Viviamo nel qui e ora, in questo momento. Cara anima, questo era quanto. Lasciami un mi piace. Iscriviti al canale, semmai insomma ti riascolti anche i messaggi. Io ricordo a tutti chi vuole una rispostina può farlo tramite ko-fi.com, c'è cioè il link qui sotto nella descrizione del video. A fronte di una piccolissima donazione rispondo a una domandina, mi raccomando, secca, precisa e semplice, non troppo lunghe. Poi c'è wisio.com per i video consulti un pochino più corti. Chi vuole dei video più lunghi, registrati, che poi io vi manderò. Voi mi mandate le domande, eccetera, eccetera, poi vediamo, insomma, vi spiego quando ordinate, poi cosa dovete fare, quando prendete il servizio, oppure ci sono trattamenti energetici, percorsi individuali con me e decidiamo poi quanto fare, ci sono tante cose. Se non trovate qualcosa, mi scrivete un'email. Grazie mille a tutti quanti, anime, di essere stati di nuovo qua insieme a me, un po' in compagnia e vi aspetto presto su Quinta Dimensione Letture per un nuovo video insieme a me. Ciao a tutti, grazie.